E siamo oggi in compagnia di Samuele Venturini, biologo e ricercatore. Buonasera, Samuele. Buonasera Barbara, buonasera a tutti. Dunque, quest'estate abbiamo sentito parlare di riscaldamento dell'oceano, in particolare il Nord Atlantico, di un eventuale collasso della corrente del Golfo e del record di temperatura oceanica registrato vicino alla Florida. Qual è la sua analisi in merito appunto a questo fenomeno? La temperatura oceanica dipende intanto da numerosissimi fattori, soprattutto di origine meteoclimatica e dalle interazioni che intercorrono tra di essi. Infatti la temperatura può variare nei mesi e negli anni sulla base dei famosi indici teleconnettivi, ma i valori registrati fino ad oggi ricadono comunque nella naturale, normale variabilità oceanica. Hai citato il riscaldamento del Nord Atlantico? Ebbene sì, c'è stato questo riscaldamento già da qualche mese in realtà e secondo alcuni scienziati si è trattato, quindi l'origine di ciò dipende appunto dall'anomalia presente negli indici teleconnettivi come NOAA, North Atlantic Oscillation, e anche da ENSO, il famoso El Niño, e dalle conseguenti anomalie meteorologiche che ne sono scaturite, appunto. Però questo riscaldamento è comunque paragonabile a quello accaduto in passato, della durata anche di 4-6 mesi tra inverno e primavera, negli anni 1983, 87, 89 e 2010. Per quanto riguarda invece le correnti oceaniche come AMOC e la corrente del Golfo, il primo è un acronimo AMOC. Ecco che queste, secondo i dati empirici, possono nel tempo rallentare oppure, come sta accadendo recentemente, anche accelerare. Per cui, ecco, a tutt'oggi non vi è nessuna preoccupazione di un eventuale collasso e di eventuali catastrofi climatiche, fortunatamente aggiungerei io. E per quanto riguarda invece il record registrato nell'Oceano Atlantico vicino alla Florida, si è trattato di un valore di 38,4 gradi centigradi e ovviamente la versione è stata quella di dare subito la colpa al cambiamento climatico. Ma la realtà è ben diversa da questa versione, perché bisogna analizzare sempre i fatti. Ed ecco che questo picco è durato per circa un'ora del 24 luglio 2023, dopodiché le temperature sono precipitate e si sono assestate su valori comunque nella media stagionale. Ma la boa oceanica di Manatee Bay, non è in realtà una boa, oceanica perché si trova nell'entroterra, ossia in una sorta di baia del parco naturale delle Everglades in Florida. E lì l'acqua è molto bassa, vicino a un fondale che è scuro e quindi attira comunque raggi solari e tende a scaldarsi più velocemente. E inoltre in quel giorno vi era una bassa marea eccezionale. Ecco che tutti questi, fattori hanno alterato la lettura di questa boa. Ma il record in realtà, più alto che è stato registrato sempre in questa zona è stato di 38,9 gradi ben 6 anni fa, per i fattori comunque, già citati in precedenza. Concludo questa parte dicendo appunto che i singoli valori di un giorno o di alcuni giorni non sono indicatori climatici, perché bisogna sempre valutare il contesto, analizzare comunque i valori medi, giornalieri, stagionali oppure annuali e mai fermarsi ai singoli picchi. Samuele, parliamo d'altro, il granchio blu possiamo dire ha invaso ormai le nostre case, com'è stato possibile, come gestire questa situazione e che cosa ne pensa? Il granchio blu è una specie allottona, dal nostro punto di vista, invasiva. È originaria delle coste americane, Nord, Centro e Sud America ed è arrivata fino a noi per cause esclusivamente antropiche, mediante cioè le acque di zavorra delle navi. Ecco che quindi, negli anni, si è diffuso appunto il granchio blu, andando a colonizzare il Mar Nero, il Mar del Nord, il Mar Baltico, il Mar Mediterraneo e il Mar Giallo. Per quanto riguarda le nostre zone, i primi avvistamenti risalgono al 1949-1951 nel nord-est dell'Italia, poi nel 1965 a Genova e nel 1970 in Sicilia. Dagli anni 90 in poi si è diffuso praticamente in tutto il Mediterraneo, Spagna, Italia, Grecia, Nord Africa e Medio Oriente. Si è adattato molto bene ai nostri climi grazie alla sua plasticità. Il fatto è che in questi casi, sta creando comunque impatti ecologici e danni economici, e quindi è giusto intervenire, perché infatti si ciba di avannotti, cioè piccoli pesci, ma anche di altri, gasteropodi, di bivalvi e di molluschi. Quindi cosa possiamo fare? Innanzitutto è importante conoscere questa specie.
e poi attuare delle misure di prevenzione per evitare che ciò accada. C'è chi ha proposto di aumentare il consumo di granchio blu anche per quanto riguarda l'alimentazione umana, ma ricordiamo infine che l'ecobioevoluzione, ossia i fattori intrinseci della specie, dinamica di popolazione, patologie, ma anche estrinseci, condizioni ambientali e predatori come appunto squali, cefalopodi, uccelli e tartarughe marine, possono nel periodo e nei tempi ecologici riportare il nostro ecosistema a un suo equilibrio anche col granchio blu. Benissimo, grazie dunque Samuele per essere stato con noi. Alla prossima, l'aspettiamo presto. Grazie a voi.